Allora, voi siete qui perché siete tra i convocati della prossima partita contro il Tottenham Legends. Grazie Francesco. Inaugureranno il nuovo stadio. Yes! Prepariamoci per bene. Tra i convocati che vedete qui, che non si possono svelare ancora, ci sono altri nostri ex compagni. E squadroni. Guarda qua, ad esempio, mi viene in mente questo. Ve lo ricordate? Te lo ricordi? Che spettacolo. Tu hai giocato insieme? No, no. Io ero andato già via. Però vabbè, io l'ho incontrato parecchie volte l'Inghilterra. È inglese. Grande attaccante. Fortissimo. Ha fatto poche presenze fortissimo. Con l'Inter, però questo è il conto con Nicolino, ragazzi. Nicolino segnava. Ti spacchiamo. Tante capriole anche. Sì, è vero, bravo. Tienilo qua. Vieni qua. Lo metto nella coppa. Ragazzi, ho vinto la Coppa UEFA, però lo ricordo. Altro grande attaccante nerazzurro. Questo è veloce, eh. Questo oltre che essere veloce viene da un'isola. Questo anche, no? Bravissimo. Fammi vedere. Questo perché volte la palla la lascia la palla più veloce della palla. Più veloce ancora della palla. Questo è forte vero. Ma questo è più abbronzato di me. Senti, ma chiudo gli occhi, lo lancio, ma da solo lui. Sì, sì, questo è il secondo tempo la nostra. Perché il primo tempo gioco io. E invece questo ha paura di viaggiare. Questo non prende l'aereo, viene in treno. Va bene. È sempre in zona nord Europa. Sì. L'importante è che arriva. Ha fatto 2-3 anni all'Inter, il pazzo scatenato, cioè, fa vedere chi è, fa vedere chi è. Lui aveva un'esultanza particolare, mi ricordo. Bravissimo, sì. Come la faceva? Oh, vabbè. Mi ricordo. Ricordo, bravo. Ma questo aveva un'esultanza particolare. Ma c'è, però questo si può confondere con un altro, Sì. Per quello che hai detto te. Ah, non gli piace viaggiare, ricordo. Sono della stessa nazione. Bravo. Quale sarà? Dei due? Non si sa. Questo viene da lontano, italiano, ma viene da te. Ah, sì. Coppia. Coppia centrale con lui, bravo. Dove abita lui adesso? È a Miami, sì. Viene a posto da Miami. L'Under 21, l'europeo con lui. In cosa, nel 90? 99. No. 99-2000. Chi è? Dove è? Io con questo qui ho giocato a Parma. Tanta roba. Te le fate tutte le squadre. Va bene. Un ottimo difensore centrale. Ragazzi, qua questo è una colonna del centrocampo. Grande, francese, di forza, potenza. Sì. Con lui ho giocato. Con lui? Sì. Siamo arrivati nel 98-99 insieme. Bravo. All'Inter. Cioè, adesso non ha più i capelli. Di nazionalità. È francese. Ma lui comunque è già venuto parecchie volte con noi. Sì, bravo, bene. Vai, metti dentro. E questo è un signore. Che ha fatto storia all'Inter. Ah, sì, vabbè. Ha detto di cappello. Facevo le figurine io. Stesso ruolo di Benny, Benny, solo che ha fatto qualche gol più di te questo, no? Ma io, vabbè. Chapeau. Di testa ne faceva pochi di gol. Lui vive in America, a Los Angeles, anche lui prenderà un volo. Anche lui, se non sbaglio, può dire che mi sbaglio, quando faceva gol faceva le capriole. Sì, voglio andare a rivedere Benny, secondo me sì, ho questo ricordo. Sì, questo mi sa che ci ha giocato sempre lui. Era la tua epoca questo. Sì. Difensore? Sì. Ma difensore, mancino. Giocavo più io di lui. Infatti poi non andavo via. Però giocavo più io. Di la verità. Ha fatto poche presenze, però. No, muore, perché poi giocatore. In Inghilterra. Vabbè, però l'Inghilterra ha vinto la Champions. E qui arriviamo all'Europa del Sud. Questo è un campione d'Europa. È vero. Greco. Ah, questo ancora sta bene, questo secondo me ancora questo ancora ti tiene un reparto. Questo ancora potrebbe giocare. Le ultime due partite che abbiamo fatto ha giocato la differenza. Ha giocato da solo. Senti la fatica. Vabbè, però aveva smesso da poco. L'hai convocato, bravo. Capitano della nazionale. Ah, a proposito di capitani, eccolo qui. Che qua bisogna fare il cappello. Abbiamo giocato tutti con lui. Sì, certo. Non l'ho mai visto sul letto. Primo anno che è arrivato in stanza con me. C'è anche le gambe piccole. Qua c'è il nostro amico. Questo è un gran portiere. Una sorpresa. Questa è una new entry, ragazzi. Grande poi è la new entry. Fammi vedere che lo ricordo proprio. Cosa volete dire di... Ah.
c'è un po' gli addominali persi nel tempo, che se mi ricordo gli facciamo fare 5 minuti perché speriamo di non perderlo. C'è lo stesso ciuffo mio la sera prima. Bisogna tenerlo controllato. Sì, 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 lo guardiamo io dico lì. Questo viene d'oltre oceano per noi, Questo qui è una ciliegina sulla torta. Lo metti davanti alla difesa lì. È presidente di una squadra in Sud America. E quando ha saputo della convocazione ha detto vengo subito. Ti dico solo che Ferguson non me l'ha messo al posto da marcarmi nella partita contro il Middlesbrough. Non mai preso. È uno dei giocatori con più personalità che abbia avuto la storia dell'Inter. Cioè, è fortissimo. Grande giocatore. Questo parlami te. Ma alla fine come facevi a giocare con questi? No, infatti mi hanno mandato via. Non giocavo ma hanno mandato via. Personalità? Francesi, campione del mondo, campione del mondo, campione d'Europa, cioè, certo, ha vinto di tutto e di più. Chi è? Come vedete chi è? Dovresti già sapere. Un difensore alto ma con gli stessi capelli di Pablo. Un po' mi assomiglia, io un po' più forte tecnicamente, un pochino perché... Vabbè, adesso allora... Ora ragazzi siamo a un altro pezzo forte dell'Inter, del triplete. Sì, questo secondo me anche adesso fa la differenza. Diciamo Est Europa. Sì, fa pochi gol da centrocampo. Quando tira è micidiale, sì. I tifosi dell'Inter lo adorano, sì, lo amano. Grande personalità. Fa parte della UEFA, Bravo. Ed è un simbolo. Sì. Anche lui quando ha saputo la convocazione ha detto diretto. Grazie. E questa è la squadra. Questa è la squadra di Inter Forever. Questa è la famiglia, La famiglia che continua anche dopo la nostra carriera. È bello vedere che a disposizione ci sono tutti gli ex campioni e che giochiamo tutti insieme. Vai, infine anche questa. Grazie. Grazie Toddone. E questo è il diario delle convocazioni. Grazie Toddone.